Vince! Ceci! Ceci! Vince! Ceci! Noi non abbiamo più una vita. Abbiamo fatto i VIPs per qualche tempo e poi all'apice del successo ci hanno incastrato, eh? E tutto per un gioco. Chiamo un gioco. Vince, io in queste condizioni non riesco a pensare ad un futuro. Non siete sposati, non ci sono figli, quindi non vedo quale sia il problema. Prendi la porta e vai, mica devi dare spiegazioni. Perfetto, caso risolto. E allora vai, brasci e tassi. I firmatari si impegnano a tenere salda l'unione televisiva presentata al pubblico, impegnandosi sin d'ora a versare la somma di euro 10.000 mensili cada uno in caso di annullamento del presente contratto per i successivi 10 anni. Hai capito? Dovete compilare ufficialmente la proposta. Queste lettere che ci vengono recapitate, chi ve le lascia? Io sono nuovo della zona, non è che ci vengo sempre. Infatti poi ogni volta arriva uno nuovo. Ma certo, e certo, te lo spiego io perché. La nostra è un'azienda moderna, è professionatica. E certo, a noi ci spostano sempre come le pedine. È tipo Tama, no? Chi? Tipo Tama, no? Signor Vincenzo! È tipo Tama! Quando arrivano in ufficio, non è che ci sto sempre, signora, no? Io parto in missione! Chiamo Gioacchino, faccio l'idraulica a Palermo e sono una persona vera, non sono un falso. Io sono qui per conoscere la donna della vita mia, la madre dei miei figli, la nonna dei miei nipoti. Ma chi sei? Ma che vuoi? Ehi, femmina rampante, lussuriosa! Mi chiamo Gioacchino, faccio l'idraulica a Palermo e sono una persona vera, non sono un falso. Beh. Devo fare il provino. Ma quale provino? Ma chi sei? Ammazza quanto siete bastardi! Au! E fategli un contattuccio, no? Non vedete che caruccio che è? Moro, c'è il baffetto. Secondo me sta... È arrivata l'ultima! Scusate, come facci da dire che è l'ultima? Non sta scritto ultima, è ultima, no? Vogliono che facciamo un figlio. Vai in camera da letto, te raggiungo subito. Vincenzo, io non voglio affittare il mio utero, va bene? Ma come fai a cedere così? Che situazione. A me è venuta un'idea però.